La rassegna stampa è offerta da... Mercoledì 30 ottobre, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Giornale d'apertura, il messaggero: Renzi, azzerare le leggi sul lavoro, intervista al candidato PD, Berlusconi non ha più i numeri per far cadere il governo. Decadenza, oggi scontro in giunta sul voto palese, il PDL, Severino, non retroattiva. In retroscena, il Cavaliere minaccia ancora la crisi, il gelo di Letta, nessun intervento. Casa, solo mini detrazioni, benzina a rischio aumento, varato il decreto Salva Roma, via libera la stangata IRPEF. Intercettazione e caccia alle chiavette spia russe, 20 gadget elettronici sono in Italia. Processo Concordia, il giorno della Moldava, la confessione, ero l'amante di Schettino. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, la procura indaga sull'infopoint di Piazza Sant'Oronzo, Lecce, primi interrogatori dopo le polemiche e i veleni. Inchiesta uva da tavola, prezzi in picchiata, sui mercati fa festa la brasiliana, settore al collasso, in Puglia il 74% della produzione nazionale. Anche da Grecia e Spagna forte concorrenza sul finale di stagione, i coltivatori chiedono aiuti contro la crisi. Fotovoltaico in crisi e Marcegaglia licenzia, altra tegola sull'area ionica, esaurita la CIG. Lo stabilimento di Taranto chiude, dal 18 novembre restano a casa 134 lavoratori. La Gazzetta di Lecce, la forgia irrompe nel DTEC, il rettore uscente entra nella gestione del distretto tecnologico. La società di ricerca ha lavoro su 5 progetti finanziati con 58 milioni di euro, in parte già disponibili. Lecce, scatta l'inchiesta sull'infopoint, il procuratore Cataldo Motta ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti. Il consigliere comunale dell'UDC è stato ascoltato come persona informata sui fatti. L'opposizione in passato ha attaccato la giunta sul funzionamento della struttura. Ulivi, avvia il piano di emergenza, la regione approva la strategia di interventi messa a punto dall'osservatorio fitosanitario. Confindustria pronta a creare un comitato agroalimentare ad hoc. Stalker violento in casa Tapparini, ferito l'artista, il pittore giornalista ricoverato al Vito Fazzi. Concludiamo con il quotidiano: abbattete gli ulivi malati, regione, ecco le indicazioni contro il batterio killer, da bruciare la vegetazione nei campi infetti. Paesaggio, il piano cambia, sì della Barbanente alle modifiche, riadottato il provvedimento. Il capo dello Stato a Bari, Napolitano, il sud ricominci dalla cultura, l'università lancia l'SOS, i tagli ci stanno uccidendo. Palarock vince il racket, troppi danni, niente concerti, i sud, l'incendio, un atto ignobile. Movida stoppa gli abusivi, il prefetto bacchetta i sindaci, il congresso del SIL. Il patto davanti a Napolitano, il sud riparta dalla cultura, il presidente, il mezzogiorno recuperi il suo ruolo nel paese. Il monito, altro che 30 giorni, ne darei solo 7 per le riforme, poche contestazioni e tanti applausi, la disoccupazione giovanile, primo problema. I Marcegaglia lasciano Taranto e la crisi del fotovoltaico, chiude lo stabilimento, saltano 134 posti di lavoro. I tagli uccidono i nostri atenei, l'arrivo di Napolitano ha spinto i rettori a chiedere una maggiore attenzione. Più risorse al sud per non perdere docenti e studenti, Uricchio si insedia domani, ieri ha lanciato un appello al presidente. PD, niente stop per i congressi, ma guardia alta, domani a Lecce 4 commissari regionali. Vincoli paesaggistici, la giunta modifica e riadotta il piano, chiusa la fase di ascolto, soddisfazione dei consiglieri e il risultato di un confronto franco. Batterio killer, la regione vara il piano di emergenza per salvare gli ulivi, approvata la delibera per gli interventi, Nardoni, agiremo con competenza. Comparto in ginocchio, un fondo per sostenerlo, gli imprenditori leccesi, rischiamo di perdere un patrimonio storico. Furti in aeroporto, derubavano i passeggeri, a giudizio 4 vigilantes, i bagagli venivano saccheggiati a Brindisi, rito abbreviato per altri 2 dipendenti. Lecce, festa di ogni santi, così cambia la viabilità, da oggi al 4 divieti e sensi unici in città, bus, navetta e auto nei parcheggi di scambio. Tumore ai polmoni e allarme nel Salento, al primo posto in Italia, dati dell'Istituto Superiore di Sanità. La percezione diffusa tra la popolazione ora trova una conferma scientifica. Interveniamo. Non c'è solo Cerano, guardiamoci intorno, l'oncologo Serravezza, innegabile un legame con le fonti inquinanti, ma va studiato per bene. Movida sicura, appello del SILB, pugno duro contro gli abusivi, ieri il convegno dell'Associazione dei locali di intrattenimento, il prefetto Giuliana Perrotta striglia i primi cittadini assenti. Decisione shock, stop alla musica in spiaggia di notte, l'annuncio arriva da Gallipoli, Asso Balneari, dobbiamo discuterne. Anche Porto Cesare aderisce al nuovo protocollo antimafia, obbligatoria la certificazione per ogni tipo di attività. PD nella bufera, non vogliono più il congresso perché vincerò io, Salvatore Piconese si scaglia contro i big, oggi arrivano i commissari inviati da Bari. Caos tasse, a sorpresa torna la TARSU, nuovo comma nel testo di legge, Fiore, ho chiesto chiarimenti al Ministero.
La guerra agli assenteisti, gabellone dopo il blitz, chi lavora non deve temere. La condanna sul web, licenziati fannulloni, la rabbia corre su Facebook, mancanza di rispetto nei confronti di chi non ha un'occupazione. Piccole aziende in rete per crescere in 100 aderiscono all'iniziativa di Confesercenti per potenziare la capacità di vendita. In gita con la famiglia per rifornirsi di droga, 5 in carcere, 22 gli indagati in libertà nell'inchiesta su un traffico di droga tra la Campania ed il Salento. Fiumi di cocaina da Lecce verso Salice e Corsano, Cosimo Santoro aveva aperto due canali di fornitura di droga. Stesso market per 9 colpi preso il rapinatore cliente è finito in manette a Roma il salentino Enrico Cortese di 36 anni. Carmiano assalto armato alla market di Meglio, momenti di paura per la cassiera e il fruttivendolo del supermercato che si trova nella frazione di Magliano, in azione in due mascherati e con una pistola. Campi tenta l'estorsione in una farmacia, è stato arrestato in carcere il cinquantenne Luciano Colazzo, minacce e danni per ottenere psicofarmaci senza ricetta né soldi. Otranto, bimba annegò, colpa del comune, hanno chiesto i danni all'amministrazione locale, i genitori della piccola Taira di Poggiardo, morta a 10 anni. Su quella spiaggia libera non era segnalato il pericolo. Infine la pagina dedicata allo sport, attento Lecce, fuori casa il mio Viareggio stupisce, parla l'ex Miggiano, il tecnico del club toscano e un leccese doc. I ricordi, anni felici da calciatore, mi emozionerò. La nostra rassegna stampa termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...